Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi farò un brevissimo video sulla mia, diciamo, interfaccia, impostazione add-on, che praticamente è molto molto semplice, perché se andiamo a vedere qua praticamente quanti add-on uso, sono praticamente tre, che sono rispettivamente Bartender, che è quello della quale mi chiedete tutti, che vi fa spostare tutta la parte delle spell eccetera, spostare da destra a sinistra, che è comunque relativamente semplice. Poi c'è Recount, che tanta gente lo scambia con un altro addon che adesso non mi ricordo il nome, però comunque la funzionalità è praticamente la stessa, cambia poco alla fine. Vabbè, c'ho il World Quest Group Finder, che è una cagata, che serve per fare World Quest più facili, e c'ho nel party in automatico. E il VI lo uso solo esclusivamente sul paladino, perché c'è tutta un'interfaccia diversa che ho scaricato, che non ho fatto io. E poi c'ho Deadly Boss, che è essenziale per il raid, perché vi salva il culo più e più volte. Quindi ho deciso di fare questo video perché tantissimi mi hanno chiesto come metto la mia interfaccia, come faccio ad averla così, piuttosto che l'impostazione standard. Non mi sto a fare la guida su come scaricare gli add-on, perché ce ne sono un miliardo e poi è veramente una cagata ormai farlo. Una volta che avete scaricato Bartender, quindi andate su curse.com per esempio e scaricate Bartender, in alto a destra, qua vicino alla minimappa, vi viene fuori questa iconcina, questo boccale di birra. Se voi ci cliccate col sinistro, come ho fatto io adesso, c'è questo cambiamento, diventano tutte verdi, e così potete, trascinandole, potete semplicemente spostarle come volete. Se ci cliccate con il destro invece vi apre tutto il menu, in cui avete la possibilità di aggiungere 10 barre. Io ne ho aggiunte solo 3, più vabbè la pet bar. Questo ovviamente è molto soggettivo, cioè questa è un'impostazione che io ho dato, ma ci sono tantissime persone che fanno 7 milioni di piccole barrette in giro, che ne so, da un lato ci mettono le cure, da un lato i CD difensivi, dall'altro i CD di attacco, cioè dipende, tutto molto soggettivo, cioè ti lascia molto gioco. Se voi praticamente volete abilitare una barra, andate qui, enable, quando poi potete, mentre tenete il menu acceso, non la faccio a parlare, potete ricliccare col sinistro sul boccale di birra e potete diciamo muovere le barrette anche col menu acceso, quindi voi potete accendere tutte, magari tutte quante le caratteristiche che volete, tutte le barre che volete, e spostarle in tempo reale. Questa è una cosa abbastanza carina, perché senza che state a chiudere e riaprire. Per esempio la mia barra 1, che è la barra diciamo principale in cui ci tengo tutti gli attacchi principali, l'ho fatta più grande tramite questo qui, lo scale, quindi voi potete aumentare qui e come vedete vi aumenta la dimensione, opposto potete farla minuscola. Adesso non mi ricordo quando cazzo stava, mi sembra così, sì. Ci sono anche delle barre un po' più particolari, come per esempio lo zone ability bar, in cui ci sono delle zone particolari che vi danno delle spell particolari. Adesso non me ne viene in mente una, però avete anche, ne so, la barra del veicolo, quindi se potete scendere dal veicolo di qualcun altro. L'extra action bar non ho mai capito che cazzo è, però c'ho paura a toglierla, perché magari vai a fare qualche quest, roba del genere, non lo so, non ce la fai a farla perché non trovi la spell giusta. Poi io, che sono un hunter, così come un potenziale lock per esempio, ho il pet bar acceso, ma per esempio col paladino, col war, è inutile tenere accesa questa cosa perché non lo sareste mai. Vehicle bar, zona midi bar, reputation bar, quindi se voi avete una reputazione come preferita potete accendere questa barra. Addirittura la barra dell'artifact power, come potete vedere, si può mettere. Adesso non me ne frega un cazzo perché mi andrebbe solo a incasinare l'interfaccia, è inutile. La Blizzard Art Bar, che è questa qua che avete standard, io l'ho tolta. E poi l'XP Bar, che io tengo qua su in alto, che vabbè ormai non mi serve più ovviamente, però nei personaggi più piccoli la tengo lassù in alto, perché qua sotto non mi piace tenerla, perché qua in basso a sinistra c'ho la chat, e qua sotto invece tengo il mio menu, le barre insomma abbastanza basse, perché mi piace avere il più spazio possibile, capito? Senza tutta l'interfaccia incasinata con 2 milioni di lucettine e cazzatine varie. Potete anche cambiare diciamo la forma, quindi non tenerla per forza tutta allungata così, tramite questo row, che sarebbe praticamente il numero delle file. Quindi andando a fare così su e giù potete farla tutta in verticale, oppure fare un quadratino, quindi Mario posso metterlo qua e qua ci metto, non so, solo il punto di spell d'attacco, poi un'altra parte ci metto un'altra cosa. Comunque se voi avete voglia di divertirvi un pochetto, vi dà veramente tanto gioco come addon. Io lo uso da sempre. Potete farle anche più piccole, magari appiccicarle tra di loro, così che appunto vi occupano meno spazio, perché tanta gente tipo me, e stavo proprio sul cazzo, tipo io vedo, cioè i pro player per esempio, non so, i Method e company, che usano
8 milioni di add-on, non so veramente come fanno a tenere tutto sotto controllo, perché non ci capisco un cazzo quello che fanno loro. Cioè, per carità, questa è la differenza tra me, che so un cazzo di nessuno, e loro che so i numeri nel mondo, ovviamente. Però, veramente, tutte quelle interfacce, tutti quei numerini, specialmente gli healer, madonna, tenere sotto controllo tutto, cioè, io impazzirei. Con il paladino, come potete vedere, è tutto diverso. LVE è un add-on molto più particolare, molto molto più particolare rispetto a Bartender. Anche troppo, veramente anche troppo, perché c'ha una possibilità di personalizzazione infinita. Cioè, veramente infinita. Io tutto questo setup che ho adesso, con la chat messa così, anche il semplice colore della vita può essere personalizzato, così come il target è messo in questa posizione, questa grandezza, con i debuff sopra. Anche il tipo di scrittura, per esempio, dei nomi, è tutto tutto personalizzabile. E su questo purtroppo io non posso aiutarvi, perché non mi sono messo a farlo io questa cosa, l'ho scaricato tramite... si trova tranquillamente in internet, se voi, che ne so, scrivete LVE setup paladretri o LVE setup lock under o quello che cazzo siete, non lo so, ve lo scarica instant. Cioè, non è una cosa difficile, non è che so un hacker o chissà quale genio dell'informatica, quindi è veramente facile farlo. L'ho voluto fare col paladino perché quando l'ho scaricato era appunto il mio main, e di conseguenza ho voluto fare un attimo un po' un restyle. Come potete vedere è proprio tutto diverso, vedete anche il cosetto dei talents, proprio... È assolutamente una figata, è tutto diverso. Praticamente tutto ha interfaccia diversa, guardate qui. Vi fa vedere addirittura che ho il neck e il ring che non è enchantato. E gli enchanto dove ce li ho. La durabilità di ogni pezzo che ho addosso. L'item level dell'artefatto, quindi 9,60. L'artefact power, che ho addirittura un punto available. Se io clicco col sinistro qui, sull'artefact power, sinistro, si apre il menu che mi cerca in automatico il power, se ho qualche item per l'artifact power, cioè addirittura. Anche la bag, come potete vedere, è tutta diversa. Qua già avete il vendor list under dei grigi, quindi premete sul sinistro, tic, vende tutto. Clean up bag, ve lo metto a posto in automatico. Tra l'altro, quando cazzo è fica la mia spada. Droppate il Rightfinder con l'under, tra l'altro, questa skin, pensa tu. Questa è l'interfaccia di LVE. Per aprire questo menu io ho fatto slash LVE e si chiude, vabbè, adesso ve lo riapro. Cioè, per farvi capire quante cazzo di impostazioni ci sono. Cioè, è veramente... E poi tipo Shadow and Light, questo qua, è un micro add-on che va insieme a LVE. Quindi, se voi vi mettete a... Ecco, c'è altra roba a sua volta, quindi voi potete veramente personalizzare tutto. Infatti questo è una grossa cosa di World of Warcraft che purtroppo tantissimi non conoscono, ma io anche, sono il primo a non conoscere perché è impegnativo, riconosco che è veramente impegnativo perché guardate quante cose ci sono, cioè, eppure tutto in inglese, adesso vabbè, in inglese io più o meno lo capisco, però non è che sono un genio, però, quindi fosse stato in italiano già, beh... Mi sarei messo con più voglia, però... Madonna! Però è figo, perché per esempio, che ne so, io do attacco, l'Holy Power mi si accumula qua. Questi quattro quadratini e mi va via, capito? I debuff sono messi qui. Vi cambia anche abbastanza, anche il ride, per esempio. Adesso non c'ho la possibilità di farvelo vedere il ride, però vi cambia anche tutta l'impostazione del party. È figo. Quindi se voi volete fare l'esperienza del VI, all'inizio vi consiglio di scaricare un preset, se non avete voglia di mettervi lì a sbattere con tutte le varie impostazioni, eccetera. Però inizialmente, quindi potete fare così, controllate che l'interfaccia della persona della quale scegliete, perché tanti stanno su YouTube, quindi ve la fanno proprio vedere. Io se riesco, che lo trovo, vi metto il mio in descrizione, però l'ho scaricato da un tempo fa, adesso non mi ricordo dove cazzo l'ho preso, però giuro che se lo trovo, se lo trovate vuol dire che me lo sono ricordato, spero di farlo. Quando scegliete il vostro setup, mi raccomando che sia un setup che vi piace, perché non è che dite oddio, lo porta il GM dei method, quindi lo metto anch'io. Cioè, non prendete necessariamente i mega skillatoni della vita e scaricatevi tutto, perché non è sempre così. Loro giocano secondo un certo stile, secondo una coordinazione generale che c'hanno, quindi scegliete una cosa relativamente semplice ma carina. Dopo ovviamente è tutto soggettivo, quindi vedete voi, i miei sono tutti consigli. Quindi fondamentalmente gli altri che uso sono veramente pochi, quelli che mi permettono di muovere le barre, ve l'ho fatti vedere.
e sul paladino uso il Wii. Stop. Ma niente di complicato, assolutamente niente di complicato. Quindi questo video verrà sicuramente cortino, ma purtroppo gli addon che uso sono questi. Cioè purtroppo, per fortuna, dipende. Noi ci vediamo al prossimo video come sempre. Ciao a tutti ragazzi.